Sì, in sostanza è andata bene solo perché i due caccia nemici erano senza radar. O forse l'avevano in avaria. Altrimenti mai sarei potuto arrivare a tiro di sorpresa. Ma noi il radar o qualche congegno simile, quando potremo averlo? Con i mezzi di ricerca scientifica e di produzione industriale che abbiamo, ci vorranno almeno 2 anni. E fosse soltanto il radar a mancarci. Fai in modo che in questi 15 giorni di arsenale ti rimettano la nave bene a posto. Abbiamo estremo bisogno di cacciatorpediniere. La nostra destinazione è Tobruk, signor Valli. In Africa le cose vanno malissimo. Truppe e aviazione sono senza carburante. Da un mese non riusciamo a far passare una sola petroliera. Gli inglesi ce le attaccano inesorabilmente lungo tutta la rotta. Per questo Supermarine ha deciso di mandare benzina con navi da guerra, che compiono l'ultimo tratto del viaggio di notte a forte andatura. Noi siamo i primi a tentare questa missione, assieme all'Astore, che è già partito da Augusta e ci raggiungerà al tramonto. E se siamo attaccati? Dovremo evitare ogni scontro. Con il carico che abbiamo a bordo ci difendiamo male. Basta poco per saltare in aria. Avremo almeno una scorta aerea? No. Insomma, andiamo allo sbaraglio. Questo è l'ordine, signor Valli. Portare il carburante a Tobruk. Che rotta faremo? La più breve, rotta 132, questa. Lei non crede, comandante, che sarebbe meglio dirigere prima verso Creta e poi puntare su Tobruk? Ci terremmo più lontani da Malta e faremmo la traversata notturna in acque meno pericolose. Signor Valli, ho già pensato a questa possibilità, ma non possiamo cambiare rotta. Mi permetta, comandante, di non essere del suo parere. Nella situazione attuale la rotta diretta è troppo pericolosa. Non c'è altra soluzione. Dobbiamo arrivare all'alba. D'altronde è meglio rischiare qualcosa di più, ma nel minor tempo possibile. Altri ordini? No, può andare. Sì, è l'Astore. Sembra carico come noi. Il binocolo. Ottanelli! Comandi! Chiamami l'Astore. Signor sì. Pino chiama Abete. Pino chiama Abete. Passo! Qui Abete. Qui Abete. Passo! Il comandante al microfono. Passo. Qui il comandante. Sei tu, Silvestri, come va? È destino che ci troviamo sempre insieme noi. Ricevuto l'ordine di operazione 5-2? Sì, e anche la bella notizia di quei signori che ci scorazzano di prua. Stai tranquillo, ce la faremo. Mettiti di poppa e seguimi per contromarcia. Rotta 132. Bene, Alberto. C'è Valli con te? Sì. Salutamelo. Come ve la cavate con quel carico puzzolente? Così. Oggi ho mangiato uova, sembravano fritte nella benzina. Allora d'accordo, passo. Agli ordini, ammiraglio. Passo anch'io. Bel comandante, Silvestri. Sì, ma parla troppo. Lei è una persona umana, generosa. Ma non è ancora maturo per fare il comandante. Del resto non ci si matura mai. E nel giorno in cui noi ci troviamo qui, soli, con la nostra responsabilità. Il mare davanti e la nave affidata a noi. E viene il momento in cui fra 2 strade bisogna scegliere la più difficile, non la più facile. Diciamolo pure. Eppure, la scritta che è in plancia ha un suo senso. Ricorda, Valli? Il cuore della nave è il cuore del comandante. E si fermano insieme.